Bene, torniamo in diretta. Sono le 22.14 minuti con la presidente della maceratese Maria Francesca Tardella e poi parleremo anche con il direttore generale Massimo Clementoni. Anzitutto, Menella, eravamo rimasti ad alcune tue battaglie. La prima riguarda anche lo stadio e l'organizzazione, diciamo così, logistica. Ci sono stati dei problemini, soprattutto in occasione di alcuni derby. Premessa: Lei, Recina ha quasi 50 anni. In parte li dimostra quali interventi, anzitutto, a tuo avviso, dovrebbero essere improcrastinabili e. Eh, sintetizzando l'altro discorso voi alle autorità avete chiesto un po' di flessibilità in più quando ci sono certi eventi. Eh, sì, allora eh, tanto per cominciare oggi ho visto eh, le nuove transenne che dividono eh, il settore, la gradinata, settori ospiti da quello dei locali, quindi immagino che a breve eh, potremmo aprire in maniera stabile la il gradinata. settore gradinata. Questa era una richiesta dei nostri tifosi a cui non abbiamo potuto rispondere positivamente ma eh, anche perché non era nelle nostre disponibilità. Però ho visto che l'amministrazione si è molto adoperata e quindi spero a breve di poter aprire questo settore. È evidente che il campo, soprattutto il manto erboso, è obsoleto. Oggi ho sentito i giocatori che se ne lamentavano molto e anche se dopo tre settimane. Eh, avendo lasciato il campo a riposare, ossigenarsi e quant'altro, con le piogge che ci sono state, il campo era veramente ridotto male. E quindi, per una squadra come la nostra, piuttosto tecnica, piuttosto eh, precisa, è chiaro che questo diventa un handicap. Eh, per il resto, con l'amministrazione stiamo lavorando, comprendendo da una parte le loro grandi difficoltà in un momento eh, che francamente. Nessuno di noi aveva mai vissuto, e dall'altra cercando comunque sempre di strappare qualche promessa in più. Devo dire che ci stanno veramente eh, l'assessore, in particolare Canesin, ma anche il sindaco è molto vicino. Certamente questo non significa che eh, arrivino delle grandi risorse, in realtà non arriva quasi nulla, cerchiamo di accontentarci e, e di andare avanti. Eh, il campo dell'Elvia Recina avrebbe bisogno di una grande, grandissima ristrutturazione, che al momento non mi pare che volevo, ci sia. Volevo chiedere questa cosa anche ai giocatori, Mario: mh, quanto se vi condiziona quanto vi condiziona questo campo, che sicuramente inizia ad avere qualche problema, qualche grosso problema? Ah, sicuramente, un po' ci penalizza, è evidente, come diceva il presidente. Voi, quante si... volte vi allenate all'Elvia Recina, Mario? Beh, le ultime tre settimane mai come direttivo in modo che si riprendesse un po' il campo, era una giusta pensata secondo me, però siamo punti da capo perché il campo è sempre pesante, sconnesso e ci penalizza perché siamo andati per dirti a Marino due settimane fa, e non era un grande sintetico, però abbiamo potuto prontare una partita in un certo modo, e con quel campo non possiamo. Non è una scusante, però guardando anche la rosa eh, ci penalizza sicuramente. Il problema c'è. Eh, Mariella, sono passate 23 partite, veniamo agli arbitraggi, ti sarai fatto un'idea anche molto più precisa. Io mh, ti dico sinceramente che il mio pensiero sugli arbitri è che in Serie D la qualità di certe direzioni arbitrali lascia a desiderare e talvolta purtroppo partite di livello sono affidate anche a ragazzi troppo inesperti. Condividi oppure vuoi aggiungere qualcos'altro? Eh, sì, sì, no, condivido completamente. Ne ho parlato anche con, eh, lo sanno tutti, col presidente Tavecchio. In realtà l'anno scorso sorrido perché l'anno scorso in eccellenza ci dicevano: eh, ma in Serie D poi le cose cambiano, eh, gli arbitri, gli arbitraggi, fantastico. No, le cose peggiorano perché secondo me gli arbitri <ride> martigiani sono tra i migliori d'Italia. Francamente, sì. Ma non, è tanto, non sono tanto gli arbitraggi, secondo me, sono del tutto inesperti, per non dire palesemente imbarazzanti, i guardaline, perché io credo che la regola del fuorigioco sia talmente semplice, tanto da capirla anch'io, che come dire, è imbarazzante quando vedo delle cose, anche oggi è, è successo dei fuorigioco che non si sa. Cioè, veramente a macerata lo chiamano fallo di confusione cioè, dicono fallo di confusione in realtà la confusione è solo di guardaline eh, perché insomma, bloccare delle azioni eh, in questa maniera devo dire che siccome è generalizzato la cosa penalizza un po' tutti e quindi eh, la prendiamo così con allegria quello che mi dispiace invece è un'altra cosa è l'atteggiamento protervo di alcuni eh, arbitri, i quali eh, è vero che sono indispensabili, nessuno di noi si permetterebbe mai di dire il contrario, è vero tutto, ma è anche vero che con questi signori è diventato impossibile anche colloquiare in maniera educata e corretta, eh, perché arrivano in qualche modo, eh, si sentono un pochino come dire, dei protagonisti assoluti e poi a volte sentendosi eccessivamente protagonisti sbagliano grandemente eh, degli interventi, delle partite, delle cose. Qualcuno diceva che era un male inevitabile le, gli arbitri. Che no, io assolutamente non, non lo penso Io, io I... guarda, io ho molta stima di queste persone Beh, che. Devono essere coprotagonisti, vengono... secondo me, dello eh, spettacolo. Vai, si, vai. Mh, veramente. Poi mi rendo conto anche che per un ragazzo spesso di 25-26 anni arbitrare anche partite, non lo so, un San Meletese, San Cesare con 7.000 persone non deve essere la cosa più semplice del mondo. E forse non hanno l'esperienza sufficiente per reggere anche emotivamente questo tipo di impatto. Però, se mi consenti, io volevo chiedere anche a Mario e a Federico un attimo questo discorso. Voi, Mario, siete stati chiamati in causa come giocatori. Eh, è difficile instaurare in campo rapporti con gli arbitri? Eh, con alcuni sì. Poi si può sbagliare, si possono fare cose giuste e sbagliate, sbagliate voi, sbagliano gli arbitri, questo è fuori discussione, però... Sì, con, con qualche arbitro proprio... Già dal, dal riconoscimento capisci che <ride> non è giornata. Alcuni hanno un atteggiamento sbagliato, forse non so, <ride> hanno voglia di mettersi in mostra, altri no. Ovviamente non, non, non è da generalizzare, però. Come dicevo, come dicevo prima, alcuni già si capisce subito che. Secondo me il problema degli arbitri, adesso non, non voglio di prova, un po' di esperienza ce l'ho anch'io, è che devono capire che l'autorevolezza non è che si fa con la prepotenza o con eh, il ribadire ogni volta la loro posizione di potere, si fa magari anche con l'esempio e magari anche aiutando voi che siete gli stessi protagonisti dello spettacolo. Comunque, Federico, tu che ne pensi di questo tipo di discorso? Adesso non scendiamo sul livello no, con voi, però. Eh, visto che sono quasi coetanei vostri, poi alla fine, che tipo di rapporto avete in campo con gli arbitri? Beh, o che vorreste avere e eh, che non avete. Eh, va bene, il, il, il rapporto che abbiamo, diciamo che non è, non è dei migliori, perché ecco, appunto non si, può, non si può spesso colloquiare, forse ecco, anche perché siamo un po' eh, accesi noi, mentre, dal, dato <ride> l'agonismo del, della partita, ma i doni non sono più più soffici che possano esserci però le risposte a volte nemmeno si riesce a aprire bocca che ti alzano la voce voi avete la sensazione dal riconoscimento dal prepartita no, eh, su chi avete di fronte adesso stiamo, stiamo magari un po generalizzando ci sono dei casi magari un po' simpatici che arrivano questi arbitri un po' tarati diciamo <ride> e, Diciamolo. Sì, e magari eccoci, ci fanno non vogliono anelli collanine ma nemmeno coperti <ride> e ci fanno un po' spogliare di tutto però no vabbè adesso non voglio generalizzare l'arbitro non, non bisogna mai eh, puntare troppo il dito no poi tra l'altro nelle nostre trasmissioni ne parliamo anche Molto raramente, però sicuramente dà un po' fastidio anche a noi addetti ai lavori quando vediamo questi atteggiamenti, diciamo così, eh, troppo dispotici da parte di questi ragazzi, perché sono veramente dei ragazzi a cui facciamo comunque un grande bocca al lupo per la carriera. Torniamo ai filmati e andiamo a vedere Yesina città di Marino. No, non ci sono stato, signorina, al centro scarpa di Monsano e Senigallia. Sì, mi hanno detto che hanno scarpe di tendenza classiche, originali, eleganti. Anche quelle sportive, a prezzi molto convenienti. Ma chi ci crede? Ah, e dicono anche che è un reparto d'abbigliamento sportivo e casual, per il relax e chi ama lo sport. <ride> e magari hanno pure marchi prestigiosi, classici e alla moda. <ride> Ma fammi il piacere, signorina bella Dovrei solo vederlo per crederci E allora andiamo a Monsano, in via Sant'Ubaldo e a Senigallia Presso l'uscita dell'autostrada La netta vittoria che alla vigilia della ripresa del campionato era d'obbligo cogliere contro il fanalino di coda Città di Marino, la Jesina riesce a centrarla grazie ad un super Stefanelli che toglie le castagne dal fuoco nel momento in cui la questione rischiava di complicarsi. Tegola dell'ultima ora per Mistra Maolo che non può fare i conti su Daniello, messo fuori causa a titolo precauzionale per una contrattura dell'ultimo momento. In mediana torna Sebastianelli. Davanti coppia over, Stefanelli, Tommaso Gabrielloni con Alessandro Gabrielloni che reduce dal gol alla Coppa Carnevale, va in panchina. 3-5-2 del Marino, in attacco ci sono Singleton e Casimirri primo tentativo Iesina al secondo minuto Tommaso Gabrielloni ci prova ma la sua conclusione termina alta il Marino appare poca cosa, i Leoncelli riescono a punirlo già all'ottavo minuto quando Tommaso Gabrielloni viene steso al limite dell'area. punizione il tocco per Stefanelli che scarica il Mancino nell'angolo basso, 1-0 subito cambio per gli ospiti fra i pali Luciani resta infortunato e Striani deve entrare al suo posto al quindicesimo, la Iesina torna a provarci al ventiseiesimo. Palla che termina alta sul tiro di Nicola Cardinali. Ci si illude forse che il compito sia troppo facile, la Jesina si inceppa ed il marino rialza la testa. Sorprendentemente arriva il al pareggio al trentatreesimo, la punizione viene messa in aria dal piede di Casimirri. La testa di Esposito arriva ad incocciare e a mettere il pallone nel sacco. Uno ad uno. I Leoncelli vacillano e al 39 rischiano ancora, ma Singleton non è pronto sul bel pallone che gli arriva sul secondo palo messo di nuovo da Casimirri. È il momento più critico, ma la Jesina si riporta avanti. Marotta recupera palla nella lotta di metà campo. Contropiede da strappigna a Nicola Cardinali, palla sotto porta dove Stefanelli è pronto e colpisce ancora 2-1 mentre gli ospiti protestano al 40. Il finale di tempo vede la sforbiciata in area di rigore con palla alta da parte di Esposito con una bella acrobazia per il Marino. Al ritorno in campo, dopo soli 7 minuti, Sartori va via in bello stile sulla sinistra e mette sotto porta, dove Tommaso Gabrilloni torna al gol 3 a 1. Gara sostanzialmente chiusa, cambi che restano le uniche note di cronaca per gran parte della ripresa, fino al finale. Quando all'88 ancora Stefanelli va a caccia del gol ma viene fermato dall'uscita di Striano. Infine all'89 arriva la quarta rete Leoncella. Alessandro Gabrilloni. Bagna il rientro dalla bella esperienza a Viareggio con la fuga del Tocchi rete. Abbiamo visto appena il gol del 4-1 di Alessandro Gabriellone, andiamo ai tabellini di eccellenza e promozione, partiamo dal massimo campionato regionale, Urbinelli-Cagliese 1-1, Biagio Nazaro batte Coridonia 2-1, Mare cingolano 1-0. Monturanese Fossobrone 0-0, a fermo Matelica batte Fermana 3-2 ad Urbani, a Monte Granaro, batte Urbani 1-0, Elpidiense Cascinare batte Pagliare 2-1, Tolentino batte Vigor Senegale 1-0, Matelica 54, Monte Ranaro 46, Biagianazzaro 45, e Tolentino 33, Fermano Urbinelli 32, Pagliare, Grottamare 29, Corridonio 28, Monturanese 24, Vigor Senegale 23, Elpidiense Cascinare 22, Cagliese 18, Urbani 17, Cingolana 11. Andiamo alla promozione, Girone A tutti invariati in vetta, Valfoglia, Atletico Gallo 1-1, Castelfidardo Belvedere 1-0, Real Metauro Castelfretese 1-0, Apiro Fortituto 3-1, Falconarese Marotta 1-1, Vismara Passatempese 3-1, Fagna Pian di Meleto 1-1, Atletico Alma Real Montecchi 1-1, Vadesse San Marcello 2-0. Bismar in testa 49 punti, Castelfidardo 47, Atletico Alma 42, Valfoglia 38, Real Metauro 37, Castelfrettese 35, Marotte e San Marcello 34, Atletico Gallo e Apiro 33, Vadese 31, Pian di Meleto e Belvedere 27, Passata Empese e Falconarese 24, Fagnere e Al Montecchio 22, Fortitudo 16. Girone B, Vismacerata Atletico Trentina 5 a 1, San Marco Cassette Verdini 2 a 1, Porto Potenza Folgore 0 a 2 Porto Sant'Elpidio Loreto 1 a 1 Aurora Treia, Monte Giorgio 0 a 0, Monticelli Porto Recanati 1 a 3, Luponese Potenza Picena 0 a 2, da Sirolo Numano 1 a 0, Cuprenza e Trodica 2 a 1 Monte Giorgio 51, Folgore e Trodica 42, Porto Recanato, Aurora Treia 41, Vismacerata 39, San Marco 38, Monticelli e Sirolo Numano 36 da 33, Loreto 32, Porto Sant'Elpidio e Cuprenza 29 Porto Potenza 26, Potenza Picena 24, Casette Verdini e Monte Luponese 20, Atletico Trentina 10 punti. Bene, come direbbe il nostro Giuliano, pianeta eccellenza, eh, abbiamo già introdotto gli ospiti di questa sera, prima però ricapitoliamo un po' quello che è successo in questa ventiduesima giornata di campionato. Abbiamo già detto che eh, il Matelica ha sbancato i recchioni di fermo e eh, domenica dopo domenica vede la serie di sempre più vicina. Eh, la squadra del Presidente Canil vince in Extremis al 95 con un calcio di rigore trasformato dal Capitano Lazzoni. Una sconfitta contro la Fermana che pesa molto eh, per appunto, la formazione calzaturiera che per la prima volta esce dalla zona dei play-off. Fermana che tra l'altro mercoledì sarà impegnata nella eh, gara di andata della Coppa Italia contro il Torgiano. Ottava vittoria consecutiva per il Montegranaro eh, di Mister Iaconi. Si tratta di un record di vittorie consecutive in questa stagione fino a questo momento. Stavolta la malcapitata di turno è l'Urbania. Bene anche la Biagio Nazaro che batte il Corridonia e resta terza. Entra invece nella zona payoff il Tolentino grazie alla vittoria di misura sulla Vigor Senigallia. Prosegue. Segue la striscia di risultati utili consecutivi, siamo a 5 eh, i nostri ospiti eh, dell'Elpidiense Cascinare, un'Elpidiense apparsa rigenerata dopo la cura Damiani, ne parleremo ovviamente ampiamente questa sera, um, Elpidiense Cascinare che ha superato il pagliare. Positiva anche la prestazione del Grotta Mare che la spunta sulla cingolana Fanalino di Coda. E a proposito del Grotta è arrivata proprio venerdì, la notizia delle dimissioni irrevocabili che sono state rassegnate dal presidente Luigi Furnari per motivi strettamente personali. Eh, L'assemblea dei soci nei prossimi giorni si riunirà per eh, nominare il nuovo presidente, c'è da dire che comunque Luigi Furnari rimarrà eh, in seno alla società in qualità di socio. Detto questo, andiamo un po' ad approfondire insieme ai nostri amici e Cascinare, eh, in particolare insieme a Nazareno Lucidi eh, quello che è stata eh, la partita di oggi, ehm, un'altra vittoria importante eh, che nella quale avete fortemente creduto perché eravate in vantaggio. Poi c'è stato il pareggio e poi siete nuovamente tornati in vantaggio. Eh beh, la partita di oggi l'hai riassunta benissimo tu, però, consentimi una cosa che mi voglio accom accomunare agli auguri per eh, il grande Claudio Cicchi, nostro ex, nostro, ex, nostro comunque amico e eh, uno dei più grossi esperti di calcio eh, regionale e non solo, che ci ha fatto trascorrere qualche momento felice. In bocca al lupo, Claudio, a nome di tutta la società. Eh, tornando alla partita, eh, sapevamo che era una partita ostica, già eh, eh, avevamo subito in quel di pagliare nel girone di andata. Sapevamo anche la, la capacità così, di, di, di gioco che eh, di solito esprimono eh, i giocatori esperti, ecco, quelli che hanno eh, il Dott Zorro del pagliare. Onestamente, noi con un gruppo che si è ricompattato e a testa bassa eh, abbiamo cercato di, di portare eh, a casa il risultato migliore e ci siamo riusciti, certamente, un attimo. Eh, C'è stato un attimo di perdizione eh, nei eh, primi minuti del secondo tempo fino a metà eh, del secondo tempo stesso, ma non abbiamo subito più di tanto. Ma eh, quello che ci ha penalizzati è una per me scarsa valutazione del, de, di un tiro che ha preso la traversa, si è trovato sui piedi un, 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 un attaccante ospite. Ci ha fatto l'1-1. Ma nonostante la, la giovane età della, della squadra, nonostante Qualche assenza importante, eh, lo spirito di squadra eh, fatto da Michele Damiano e da Michele Renzi ha portato a casa e ha messo al sicuro il 2-1 che è solo ossigeno eh, di questi tempi, prezioso, molto prezioso. Tra l'altro, come dicevamo prima. Purtroppo la classifica non si muove moltissimo, però eh, fa sicuramente morale e in queste cinque giornate avete eh, insomma, incassato molti punti preziosi. Beh, abbiamo fatto, stiamo con un'ottima media inglese, diciamo così. Eh, dobbiamo continuare su questa strada se vogliamo eh, togliersi qualche soddisfazione, anche perché noi abbiamo un settore giovanile e questo mi eh, accomuno con la Presidente Tardella. Eh, a cui ci teniamo molto e a cui eh, ogni partita eh, diamo spazio a, a qualche nostro giovane eh, atleta. Allora, prima arriviamo al traguardo della salvezza certa, e prima possiamo dare ancora più spazio a questi, questi eh, ragazzi, sempre eh, che l'ossatura centrale, a cominciare da Giotti, che è stato il eh, eh, l'unico diciamo così eh, poi, riconfermato certo, di eh, si, si sono messi a disposizione proprio per sposare la, la, il, il progetto del Cascinare a proposito di soddisfazioni oggi anche un piccolo eh, record, anzi un record personale per Amadio però eh, per tutte le Elpidienze, è stato l'autore eh, di una delle due reti. È arrivato a quota 9, però oggi per lui anche la centesima rete. Sì, eh, onestamente c'era un attimo sfuggita, però lui ce l'ha ricordato con una bella maglietta eh, dove, dove venivano evidenziati i, i, i suoi 100 successi. Eh, ben per lui, noi ne abbiamo curati, curati altrettanti, perciò si deve impegnare per eh, raggiungerli il prima possibile. Senti, Andrea, visto che eh, già lo anticipava eh, Nazareno, mh, sei stato l'unico riconfermato eh, di questa Elpidienze Cascinare, che quindi ovviamente è stata eh, rivoluzionata. Eh, come ti hanno convinto? Ti hanno convinto um, dalla, per la loro serietà. È già dall'anno scorso che ho avuto la fortuna insomma, di approdare a Cascinare e di questi tempi avere società serie che rispettino i propri impegni, non dico che è una rarità, una rarità ma, ma quasi. E quindi fa sicuramente onore, sicuramente sono fa state fatte delle scelte per favorire l'introduzione in prima squadra di ragazzi provenienti dal settore giovanile per valorizzarli. Però nonostante questo stiamo facendo un cambiamento dignitoso. Nell'ultimo periodo stiamo insomma, riprendendo dei punti persi immeritatamente nel giorno andata e speriamo di raggiungere insomma, la salvezza il prima possibile. Ecco, c'è sempre un po' da soffrire no? in qualche modo. Eh, L'anno scorso ci hanno stati tre punti di penalizzazione che comunque insomma, eh, alla fine pesano sempre. Quest'anno... Eh... Vi tiene un po' sulle spine questa lotta per la salvezza, però Andrea c'è più stimolo a giocare così. O si fa buon viso a cattiva sorte. <ride> Sicuramente buon viso a cattivo gioco. Vorremmo tutti essere più tranquilli, però in questo momento, insomma, navighiamo in queste acque e ce la mettiamo tutta fino all'ultimo. Bene, andiamo a vedere Andrea, il servizio molto atteso su Fermana Materica perché era una partita per la capolista ricca di insidie. Ebbene, in rimonta la formazione eh, biancorossa è riuscita a vincere anche al Recchioni, poi c'è stato un rigore a tempo scaduto. Vediamo. Lo sport, la nostra passione. Area Sport Service ti offre soluzioni complete ed assistenza per ogni tipo di realizzazione sportiva, indoor e all'aperto, comprese recinzioni, impianti di illuminazione, attrezzature, coperture e arredi, messa in opera e in manutenzione. Qualunque sia la domanda, Area Sport Service è la risposta. Area Sport Service, partner a 360 ⁇ Area Sport Service, ad ognuno il suo campo. In Matelica si aggiudica il big match della ventiduesima giornata di eccellenza, vincendo a fermo e mettendo un'ipoteca gigantesca sulla vittoria del campionato. Sconfitta rocambolesca ed immeritata per la fermana che si presenta in campo con tre fuori quota e con Marcos Bolzan e Attadia che partono dalla panchina per dosare l'energia in vista dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro gli Umbri della Vistorgiano. Matelica privo dello squalificato D'Addazio e dell'infortunato oltre che ex di turno Staffolani. La Fermana deve fare a meno di Tartabini, auto per squalifica, oltre che degli infortunati Perra, Cristiano, Pazzi e Marcatili. Quest'ultimo dovrebbe recuperare in una ventina di giorni, nessuna stagione finita per lui, come erroneamente riportato in settimana da alcune testate. Squalificati i mister di entrambe le squadre, De Angelis della Fermana e Carucci del Matelica. La Fermana parte bene. All'undicesimo Fabiani è autore di una bella serpentina, entra in aria e viene atterrato. Per il signor De Santis di Lecce è rigore. Si incarica della battuta Pirro che tira piano ma preciso quanto basta per battere Spitoni. Reagisce il Matelica con Severini che al diciottesimo si fa bloccare da Kesseri un tiro piazzato dalla lunga distanza. Un minuto più tardi cacciatore prova il diagonale vincente ma Kesseri è ancora pronto. Al ventesimo, bella combinazione tra Bacchiocchi e Lander Rossi. Cross dal fondo di quest'ultimo, ma la difesa biancorossa si salva. Al ventiquattresimo, Matelica è insidioso con Scotini, il cui traversone dalla sinistra viene toccato di testa da Bolzan, che anticipa il proprio portiere. La retroguarda Canarina comunque sbroglia il pericolo. Al ventisettesimo, il pareggio del Matelica. Api riceve la palla in aria e di sinistro infila il pallone a fil di palo. Al 33 episodio molto dubbio in area ospite. Mangiola passa a Vitali che serve Pirro in area. Il centravanti Canarino cade, ostacolato da due difensori ospiti. Per l'arbitro si può proseguire. Al trentasettesimo, il Materica passa in vantaggio. Cacciatore pesca Iacchetta in dubbia posizione di offside. Bella discesa dell'esterno biancorosso che evita Matera e mette al centro per lo stesso cacciatore che al volo fulmina Kessari. La Fermana non accusa il colpo e riesce a pareggiare dal 42 ⁇ Punizione dalla tre quarti di Rossi, colpisce Gentile, la palla carambola sul corpo di Colella e finisce nel sacco. Al 45 ⁇ Mangiola delizia il pubblico con una punizione magistrale, ma un grande intervento di Spitoni gli nega la gioia del gol. Nella ripresa il Matelica si rende subito pericoloso al primo, con Api che lanciato da cacciatore conclude di collo pieno dal limite, che è fa buona guardia. Al quindicesimo, episodio da Movioli in area canarina. Severini pesca Api, che si invola verso la porta. Kessari esce ed il centroavanti Biancorosso cade. Per il direttore di gara si tratta di simulazione ed ammonisce Api. Al ventesimo, Cacciatore vince un contrasto con Cudini, avanza ed effettua un traversone, ma Bolzan anticipa Api. Al ventiseiesimo, cross di Scudini dalla destra. Cudini appoggia a Kessari che non può toccare il pallone con le mani e per non rischiare spedisce in corner. Al ventottesimo si vede la fermana con Pirro che mette in mezzo per Marcos Bolzan, acrobazia dell'Argentino con la palla fuori bersaglio. Ancora fermana al quarantunesimo con Pirro che resiste alla carica di Galuppa, entra in aria e conclude di gollo pieno sfiorando il palo. Proprio quando la partita sembrava incanalata sul 2-2, al quarto minuto di recupero avviene l'imponderabile. Bacchiocchi perde palla sulla tre quarti, ne approfitta Colella che galoppa incontrastato in mezzo al campo. Serve sulla sinistra cacciatore che viene atterrato da Corradini. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Si incarica del tiro Capitan Lazzoni che trasforma ed esulta sotto il settore occupato dai supporter biancorossi. Finisce così lo scontro tra Fermana e Matelica. Ai nostri microfoni il presidente del Matelica Mauro Canil e l'allenatore della Fermana Gianluca De Angelis. Siamo con il presidente del Matelica Mauro Canil, al quale chiediamo insomma, una vittoria pesantissima e molto prestigiosa che vi lancia sempre più spediti verso la Serie D. Ma oddio, la vittoria è sicuramente pesante e non ci fa veramente molto morale perché... Lavoravamo tutti i costi, forse il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio perché le squadre hanno lottato veramente alla pari, alla grande, quel calcio di rigore iniziale ci ha tagliato un po' le gambe però poi siamo riusciti a riprendere subito in mano la partita. Grandi complimenti ai miei ragazzi. Mister De Angelis, una sconfitta che sa di Beffa per la fermana? Beh, di Beffa credo poco, che sia un termine già inesatto. Io credo che già il pareggio ci, ci sarebbe stato abbastanza stretto. La sconfitta. Scoppia da ridere perché poi discuti di una partita così con una squadra dove abbiamo iniziato con tre under perché avevamo delle defezioni, l'ultima per stamattina, ma ho visto una squadra vogliosa, grintosa, determinata, una squadra compatta che però ha preso tre gol in tre incertezze nostre per problemi nostri, due addirittura da falli laterali nostri sulla bandiera a calcio d'angolo loro. Questi sono ehm, errori di esperienza che probabilmente questa non, non, non sono allenabili. L'esperienza si acquisisce sul campo, non, non si compra l'esperienza. L'esperienza purtroppo eh, si fa con gli errori e noi gli errori paghiamo a caro prezzo. Torniamo in studio, tra poco vedremo altri messaggi, ne stanno arrivando tantissimi. Uno lo volevo anticipare alla Presidente, sono un sostenitore della Yesina e chiedo scusa a nome anche dei tifosi della Yesina per l'accoglienza non proprio splendida alla Presidente della Maceratese. Era successo anche qualcosina, no? A Yesi. Guarda, io penso che può capitare, no? Quello che non deve capitare sono gli insulti di tipo personale, personali, scusa. Poi, vabbè, siamo tifosi e quindi ci sta che, eh, che anche il presidente venga in qualche modo insultato, se questo però, questo credo che faccia parte del gioco, quindi non credo che Jesi si debba scusare con me, io credo che, che siamo stati bene, che meritatamente abbiamo vinto quella partita, quindi eh, quello che dispiace veramente tanto a volte sono gli insulti, ecco, quelli sul piano personale, quelli io. Francamente li eviterei anche perché lasciano il tempo che trovano. Insomma, ecco. No, ma io spesso dico che il campanilismo è illecito, sì, sì, sì. è il sale del calcio: l'importante sì, è. Sì, che... ma d'altro canto sai insultare una donna da una parte è più difficile e da una parte è più semplice. Quindi <ride> poi gli aspetti sono anche abbastanza coloriti, come ho sentito a Marino. Eh, non mi hanno mai visto eh, delle cose, poi siccome era tutto amplificato, perché era, era anche paradossale no? e, e, e francamente ridicolo: siccome non c'era pubblico, si sentivano i giocatori in campo e si sentivano gli insulti da una parte e dall'altra amplificati. E Francamente gratuiti perché, Va detto tra l'altro, scusa, tornando a Marino, che una trentina quaranta coraggiosi tifosi della Maceratese sono partiti nonostante la neve anche al seguito della squadra. Io non so se hanno visto la partita, no, no. Eh, infatti c'era il divieto di assistere al match, però, se hanno visto magari uno spiccio almeno di campo. No, ti devo dire che eh, sono venuti e eh, sono andata a salutarli. Erano tutti mascherati di car per Carnevale e quindi è stata una nota colorata e veramente molto simpatica dei nostri tifosi devo dire che io ho fatto la telecronaca al telefonino ah per eh, informarli sì sì, sì. E palla qui, palla lì e quindi ho preso un po' il posto dei cronisti locali con i miei tifosi voi li sentivate Mari i tifosi della macerata? sì Macea. sì li sentivamo, ah, sentivamo non e anzi. hanno fatto il viaggio in vano? Insomma. no no no, è stata una sorpresa per noi e anche un piacere perché anche se non potevano entrare, hanno comunque cioè ci hanno sostenuto alla grande. Anche perché Marino non è dietro l'angolo. E poi scusami Andrea, ancora un minuto ti rubo, ma mi dici qual è il senso di tenere, il Marino credo che abbia dei 30-40 d'aspo, qual è il senso di tenerli all'esterno in maniera del tutto ingovernata e ingovernabile piuttosto che no, all'interno dello stadio, no? Eh, sereni, tranquilli a godersi una partita oh. cioè, io non riesco oh, francamente io non ero a Marino però ho un vago ricordo dello stato di Marino che comunque ha dei settori anche divisi no? molto divisi perché c'era una tribuna credo dietro una porta quindi si potevano tenere mm. tranquillamente lì non fargli fare il viaggio a vuoto e invece giustamente magari loro potevano scorrazzare tranquillamente no, per le vie anche perché le forze dell'ordine francamente credo ora i nostri tifosi proprio erano venuti con uno spirito gaio e tutto era meno che eh, desiderio di eh, però eh, cioè è, è molto più semplice controllarli all'interno dello stadio li fai entrare, buonanotte a parte delle eh, cose assolutamente incomprensibili se eh, posso raccontare un episodio così anche abbastanza ameno se vuoi eh, Andrea Angeli maceratese doc eh, impiegato all'ONU per tanti anni eh, attualmente dipendente del ministero dei degli interni è riuscito ad entrare alla partita perché è residente eh, a Kabul. <ride> perché non, so, non, lo, non lo avrei. Eh, Sì, quando andiamo a Roma lui viene, sempre, lui viene sempre. Quando andiamo a Roma, in particolare, è riuscito, era eh, esterrefatto perché è arrivato e mi ha detto: Oh, ma lo sai che mi hanno fatto entrare perché sono residente a Kabul. <ride> e, eh, insomma, Se c'era un talebano di passaggio eh, poteva entrare allo stadio Vabbè. di Marino. Ridiamoci su. Sì, sì. Sì. A metà gennaio, al termine di una settimana l'ennesima, forse particolarmente più travagliata del solito, arriva la decisione, eh, immagino anche sofferta, di esonerare il tecnico Calcabrini, che è stato poi sostituito dalla coppia Simone Damiani-Stefano Renzi. Se uno si prefigge un obiettivo che è quello di inserire al massimo i giocatori, i propri giocatori del settore giovanile, e di salvarsi. Eh, c ha dei limiti, no? E, e, pro, progredendo nel campionato eh, si arriva a una certa distanza da e eh, eh, eh. allora bisogna per forza prendere delle, delle decisioni. Eh, ci stanno nel calcio, ci stanno nello sport, insomma, non è che eh, l'importante è che non si logrino eh, i rapporti personali. Questo, purtroppo, i risultati eh, uno li deve ehm, trovare con qualsiasi mezzo lecito. In questo caso eh, il cambio di, della guardia è stata la cosa meno indolore, sia per la società che per eh, il gruppo. Senti, insieme al mister si è dimesso anche il direttore sportivo Gianni Torresi, con un però. So. Sì, beh, questo... Ci è dispiaciuto anche perché noi eh, dobbiamo fare solo un encomio al eh, signor Torresi, diciamo così, all'amico al Gianni, anche perché comunque è rimasto come dirigente, ci mancherebbe. Eh, Gianni Torresi ha fatto da Neofita il direttore sportivo, si è messo a disposizione della società e eh, lo dico a nome della società, ha fatto benissimo, con un budget risicato, risicatissimo, è riuscito a portare giocatori di qualità al PNZ Cascinare. Dopo, se ci sono stati eventi a discapito dei risultati, non è colpa di Gianni Torresi sicuramente. Perciò, Gianni, eh, tranquillamente eh, il posto è tuo e nessuno te lo tocca. Insomma. Questo lo dico a nome del Presidente e della società tutta. Eh. Senti, parliamo un po' del, del nuovo allenatore, Simone Damiani, 41 anni, ex giocatore di Montegranaro, Tolentino, Maceratese, di professione fa il mental coach, una figura eh, che all'estero è molto utilizzata eh, poco in Italia. Eh, è stato un caso oppure l'avete scelto anche per questo? Cioè eh, si tratta di un professionista che lavora più che altro sul fattore mentale dei ragazzi, giusto? Beh, eh, diciamo così, in Italia è stato utilizzato. Abbiamo vinto i campionati mondiali di pallavolo. Velasco. Parlo nel calcio, insomma, a questi livelli: eh, eh, a questi livelli noi eh, abbiamo eh, un'apertura eh, totale, grazie a Dio, a tutti i collaboratori per quanto riguarda gli atleti e anche i dirigenti e qualche volta anche i genitori dei ragazzi. Eh, abbiamo eh, già gli anni eh, scorsi, avevamo una psicologa. Eh, che eh, curava questi aspetti eh, quest'anno tra eh, eh, le figure nuove eh, 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 abbiamo voluto provare eh, questa sorta eh, di, di nuova figura e l'abbiamo provata con, eh, nella precedente gestione diciamo così. e abbiamo visto che sia a fermo sia una partita in casa i risultati sono venuti eh, Dopo tutti gli eventi abbiamo chiesto a, a Simone se, se sarebbe sentita di, di, di proseguire il suo lavoro. Eh, ci siamo sentiti con, anche con i eh, eh, dirigenti del, del, del settore giovanile, con i tecnici del settore giovanile e abbiamo fatto, messo su una sorta eh, di, eh, come si dice, di trampolino di lancio, eh, tutti quanti a disposizione. Eh, per questo progetto. Eh, Simone ha risposto positivamente, eh, il settore giovanile ha messo a disposizione mister Renzi per la parte tecnica, a supporto perché eh, e i risultati stanno venendo. Sicuramente è un buon esperimento, spero che si possa continuare a... A procedere in merito insomma. senti Andrea, in effetti i risultati eh, saranno a coincidenza sarà eh, qualcos'altro, comunque stanno dando ragione no, a questa scelta della società di puntare sul mental coach eh, voi come avete eh, recepito questo nuovo anche modo di allenare perché poi immagino che delle differenze ci saranno sì, io premetto insomma che sia prima con Calcabrini sia adesso abbiamo avuto a che fare con degli ottimi allenatori quindi anche Calcabrina era un ottimo allenatore ovviamente non era mia intenzione fare paragoni era più che altro la curiosità sì, di approfondire l'aspetto legato a, a questa nuova figura ha i suoi modi di allenare e, ecco adesso io non sono un ferratissimo in materia sì, ma psicologica ma che, cioè, che cosa vi dice? No, insomma, sicuramente ha dei suoi modi per mantenere alta la concentrazione per motivare, stimolare eh, ecco, poi ripeto, non sono ferrato in queste materie, quindi... Eh. L'importante comunque direi che funzioni, no? Sì, io penso, il mio parere personale che questa squadra nel genere d'andata non ha raccolto ciò che meritava e adesso invece sta raccogliendo ciò che merita. Di punto in punto, anche se dicevamo prima la classifica non si muove tanto perché purtroppo in quella zona eh, è corta... Eh, Comunque sentite la salvezza più a portata di mano. Sì, sicuramente adesso è a due punti, quindi è, è doveroso insomma crederci. Allora andiamo a vedere un altro servizio del campionato di eccellenza e si avvicina alla zona playoff il Tolentino che ha battuto 1-0 la Vigor Senigallia, vediamo. Il progetto Sport SRL presenta allo Sporting Club dei Fratelli Farina di Recanati il nuovo campo in erba sintetica Calciotto, un manto erboso con le caratteristiche più valide per far divertire i ragazzi in sicurezza e farli crescere insieme, non solo con le regole del calcio. Il nuovo campo in erba sintetica Calciotto è presso lo stadio comunale Nicola Tubaldi di Recanati in via Girolamo Moretti. Info e prenotazioni 347 3737 37 766. Il Tolentino conquista i tre punti nel confronto che lo ha visto affrontare allo stadio della vittoria la Vigor Senigallia. Agancia a gancia quota 33 il Fossombrone supera Fermana e River Urbinelli. La soddisfazione del tecnico Cremisi Luigi Zaini. Sono contento perché anche soffrendo e creando molto e nel, nel calcio quando poi non, non li fai rischi di, di prenderli. Siamo stati bravi a, nel momento particolare a chiuderci e forse qualche ripartenza l'abbiamo concessa però abbiamo anche sprecato tanto sono contento perché è stato creato tanto e quindi credo che per noi era importante questo scontro salvezza ne siamo usciti vittoriosi e sono veramente contento e nel finale poi Lori è stato quello che praticamente ha chiuso in faccia alla Vigor sì e anche lì sto ragazzo si sta mettendo in mostra ma come credo tanti altri ragazzi oggi è esordito hai sordito un altro ragazzo, Barabucci, che fa parte del nostro settore giovanile. Tanti ragazzi in mezzo al campo. Cercheremo di, comunque di, di portare avanti questo progetto e prima possibile di salvarci. E la classifica comincia a sorridere. Eh sì, eh, la classifica appunto ci vede lì, tranquilli e sereni. Quindi possiamo cercare di, con una grande motivazione, sempre di cercare di far meglio. In campo due squadre giovanissime che hanno onorato l'impegno provando ad impostare il gioco e non distruggerlo. E dal termine onore al Tolentino che ha incamerato i tre punti ed applausi alla Vigor che è uscita a testa alta e non solo dal terreno di gioco. Avrebbe meritato sicuramente di più. Se nel finale il bravissimo Matteo Mucai non avesse trovato uno straordinario Iori. A negargli il gol. Iori e Mukai con ogni probabilità vestiranno la maglia della rappresentativa regionale nel torneo delle regioni in programma nel periodo pasquale in Sardegna. Matteo Mukai. Mi spiace per l'opportunità lo, persa perché potevamo pareggiare la partita in un, in un momento di positivo, diciamo perché siamo venuti dopo una vittoria, un pareggio, comunque per continuare la nostra striscia positiva. E... Mi dispiace veramente tanto e speriamo la prossima volta più fortunati. Ci prova subito il Tolentino con Federico Ruggeri, il quale cerca sulla corsia di sinistra al quarto l'affondo, mettendo il pallone nel cuore dell'area di rigore Cremisi, in completo bianco per l'occasione, intercettato e respinto. Settimo calcio di punizione in favore del Tolentino, si incarica di batterlo Federico Ruggeri, il quale trova pronto alla risposta il portiere Moscatelli. Scatta nono il primo giallo di giornata nei fare spese Giraldi, fallo nei confronti di Federico Ruggeri. È un Tolentino che vuole risolvere la questione prima possibile, ci prova ancora 14 con Samuele Ruggeri. Prova a farsi avanti la Vigor Senigallia senza creare problemi alla retroguardia della squadra di casa. 34 calcio di punizione in favore della Vigor Senigallia, se ne incarica Morganti, para con relativa facilità Iori. Samuele Ruggeri, 41, divora la più classica delle occasioni da gol. Il secondo tempo si avvia con il Tolentino che picia subito sull'acceleratore. Moschetta sotto misura al primo, prova la conclusione, pallone ribattuto dalla difesa Vigorina. Al sesto assegno il Tolentino, la rete firmata in acrobazia da Cognigni, la quindicesima stagionale per il Bomber Cremisi. È stata una partita difficile, fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla, sono contento di aver fatto quello io, però l'importante sono i tre punti. Nel finale comunque c'è stato anche il brivido. Sì, abbiamo rischiato di pareggiare, però qualcosa all'avversario bisogna purtroppo concedere. Potevamo chiuderla prima, però l'importante è che è arrivata la vittoria. Sull'asse chiarucci Rossetti, la Vigor prova. 17, ma la difesa di casa con Silvestri sbroglia la matassa. 25, calcio di punizione dei 20 metri, calcio Angelelli regalando l'illusione del gol. Ancora un calcio di punizione sulla tre quarti destra, 30 calcio Ionni di testa, Giraldi mette la sfera in calcio d'angolo. Vigor Senigaglia che prova a sfondare sulla corsia di sinistra, 34esimo, palla in area. Silvestri è bravo nel liberare con sufficiente autorità. Commette fallo Mattia Moschetta nei confronti di Mukai, giallo per lui, 39 ⁇ calcio di punizione conseguente senza successo. Brividi in area Cremisi sull'attacco della Vigor con Paolini 40 ⁇ sbroglia la matassa il portiere Iori, il quale si ripeterà tre minuti più tardi, 43 ⁇ sulla conclusione di Mukai che ha fatto gridare al gol. Poi solo schermaglie sino al fischio finale dell'arbitro Cosignani della sezione di San Benedetto assistito da Marta Giulia Capella e Cecchini della sezione di Ascoli Piceno. Aldo Clementi, tecnico della Vigor. L'assenza Pesaresi che l'abbiamo persa nel riscaldamento sicuramente un po' per, per il nostro attacco, soprattutto per il peso del nostro attacco, qualcosina può aver inciso. Poi credo che eh, Rossetti abbia fatto davvero un'ottima partita. Abbiamo cambiato sistema di gioco, eh, abbiamo giocato con un centrocampo rombo invece che con, con tre punte, quello che era un po' come l'avevamo preparata, però credo che alla fine che tutti i nostri giocatori sono usciti veramente a testa alta da questa sfida.